Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di violetta africana partendo da un soggetto adulto, senza avere per forza casomai i semi della pianta o senza dover realizzare una talea, ma semplicemente utilizzando una delle foglioline dell'apparato fogliale che la pianta madre avrà. In commercio esistono davvero moltissime varietà di questa pianta. Io vi consiglio di sceglierne una, quella che vi piace di più, e di riprovare a fare ciò che vi mostrerò. Seguite il video perché è davvero molto carino. Scelto il soggetto, adesso sarà il momento di prelevare delle foglioline dalla pianta. In che modo? Allora andiamo alla base, guardate. Per non rovinare la pianta, la cosa migliore sarebbe togliere le più vecchie, quindi quelle che sono più in basso e quindi più vicine alla terra. Guardate, queste saranno perfette. Procediamo adesso con l'asportazione delle foglioline. Procuriamoci una forbicina, come questa, ed andiamo a tagliare le foglie più vicine al terreno, come avevo detto prima, stando attenti a non rovinare la pianta madre, ma cercando di prendere la foglia col gambo più lungo possibile. Tagliamo. Ed ecco qua che abbiamo ottenuto la prima fogliolina. Ripetiamo l'operazione per tutte le foglioline che occorrerà prelevare. Vedete? Sto sempre attento ad andare a prendere le più vecchie, anche queste piccoline vanno benissimo, ok? Senza così rovinare l'estetica della pianta madre. Ed alla fine ho prelevato 4 foglioline, non ne ho tolte di più perché avrei rischiato di rovinare a livello estetico la pianta donatrice. Tanto questa operazione si può ripetere in qualsiasi periodo dell'anno, quindi quando la pianta madre genererà altre foglie, allora se vorrò potrò prelevarne delle altre e provare di nuovo a far nascere altre piantine nuove. Adesso procuratevi dei bicchierini di plastica, se ne avete di utilizzati è ancora meglio, così riutilizzerete e riciclerete dei materiali che sennò andrebbero buttati. Un consiglio, teneteli se avete intenzione di fare delle piantine, di far nascere altre piantine oltre queste, quando utilizzate i bicchieri di plastica non li buttate mai, sciacquateli e poi riutilizzateli in questo modo. Quindi fate un foro nella parte inferiore, poi riempite con la terra, quindi in questo caso con della torba, e poi andate a immettere le foglioline qua dentro, questo farà davvero il proprio vaso. Una volta riempito il bicchierino con la terra, sarà sufficiente prendere una delle foglioline che abbiamo tagliato e inserirla, spingendola letteralmente nel terreno, così. Niente di più. Poi schiacciare il terreno intorno, in modo che aderisca bene al gambo, prendere uno spruzzino e bagnare. Bagnare abbondantemente, tanto l'acqua in eccesso scolerà dal foro che abbiamo fatto prima. Una volta inserite tutte e quattro le foglioline nei bicchierini di plastica, non resterà altro che aspettare che spuntino le piantine. Trascorso circa un mese, potremo notare già il primo germoglio che sta spuntando fuori dal terreno, guardate. Ed è proprio da questo punto che praticamente si svilupperà e crescerà la piantina nuova. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio il germoglio, guardate. Addirittura si possono notare già le prime due foglioline che daranno origine alla pianta. Ecco qua. Trascorsi altri 10 giorni, potremo notare che le foglioline che inizialmente erano impercettibili sono diventate assolutamente visibili ed addirittura ce ne sono tantissime. Guardate, questa singola foglia ha creato 4 piantine nuove, ce n'è una, due, tre e quattro. Cosa significa? Che una volta che queste saranno cresciute si potranno separare e da una singola foglia avremo generato 4 piantine madri nuove. Trascorso circa un altro mese, la pianta è diventata sufficientemente grande per essere spostata da questo, che è un vaso provvisorio, al vaso dove dovrà crescere definitivamente, quindi un vaso molto più grande. E praticamente per spostarlo sarà sufficiente letteralmente toglierla da questo, semplicemente capovolgendo il vaso e tirandola via, in questo modo, guardate. Ecco qua. Come potete notare, c'è tutto il terreno intorno che non si è tolto. Quindi sarà sufficiente poi appunto andare a mettere a dimora questo nel nuovo vasetto. Guardate. Ecco qua. Provo a mostrarvi come la foglia
abbia realizzato, abbia fatto nascere tutta la piantina. È un'operazione che voi non dovrete assolutamente fare. Io nel video lo faccio solo per mostrarvi come in realtà appunto questa foglia abbia generato le nuove piantine. Guardate, ripeto, è un'operazione che voi non dovete fare. Ho sciacquato le radici per mostrarvi meglio come e dove si sono generate le piantine e le radici. Guardate, se giriamo, andiamo alla base della fogliolina, guardate, è proprio da qui che si è generato tutto. Spero che si veda dal video. È davvero sorprendente. Trasferita la pianta nel vaso, si potrà ritenere concluso con successo l'esperimento. Quindi se un domani vorrete poi ripetere l'esperimento, sarà sufficiente da questa pianta prendere le foglioline partendo sempre dal basso e ripetere l'operazione. Mi raccomando, a proposito di foglioline, questa foglia, che è quella che ha appunto generato la pianta nuova, non la tagliate e non la togliete per nessun motivo sino a che questa non sarà completamente secca, perché sarà proprio lei a dare nutrimento alla pianta nuova. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di carino. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.